mettere, ah che bello, tappetino magnetico, un altro tappetino che poi scoprirò cosa serve. Io ho già comprato l'adattatore, vabbè, adesso lo apriremo qua. Ecco il suo adattatore. Sorpresina, sorpresina, delle fustelle e anche un embossing qua, le istruzioni e poi vedo qui cosa c'è di qua. Ah no, c'era, avevo letto nelle recensioni che non ci fosse la spina quella nostra, invece c'era, bene. Mamma mia, è pesantissima, però molto pesante, e in due mani per è veramente pesante. D'altro canto questa è quella a 4, è quella più grande. Insomma, questo non passa. Istruzioni in inglese, francese, spagnolo, fantastico, tedesco, italiano, non c'è? Non c'è. Benissimo. Non c'è, allora dobbiamo usare l'inglese. Ok, abbiamo capito che i pannelli che ho visto prima sono per fare il toast qua. Allora, per primo ci vuole questo trasparente, il piatto col solito trasparente, poi dopo hanno detto di mettere questo che si chiama Plastic Shim, il Magnetic Shim, e poi le fustelle appoggiate sul Magnetic, ecco qua, le appoggiamo così, poi in teoria la carta sta sopra, poi dopo mettiamo l'altro piatto così. Ok, mettiamo, accendiamola, sì, si accende, questa è già una cosa bella. Che bella, parte proprio da sola. Non c'è bisogno di... Mamma mia! Bisogna di schiacciare perché parte da sola. Vediamo un po' cosa è successo. Ho rovinato il piatto magnetico. No, il piatto magnetico non si rovina. E direi che ha tagliato perfettamente il tutto. Vediamo un attimino.
Beh, ci sta. Direi che ha fatto anche le pieghe perfettamente. Sì. Benissimo. Contenta per ora, taglia benissimo.